Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, unità delle Fiamme Gialle specializzata nelle investigazioni tecnologiche, durante le sue attività di monitoraggio anche per quel che riguarda il contrabbando dei generi di monopolio, ha individuato 59 siti e 338 annunci web che proponevano illecitamente l'acquisto di tabacco, sigari, sigarette e liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, cartine e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette. La vendita dei prodotti da fumo deve essere svolta solo da rivendite autorizzate, soprattutto in quanto i prodotti che viaggiano su distribuzioni parallele non offrono le stesse garanzie sulla qualità. L'attività di indagine della Guardia di Finanza ha permesso di individuare con precisione gli indirizzi di siti online dediti alla vendita illegale dei prodotti da fumo, individuando i responsabili che potranno essere soggetti a sanzioni fino a 10.000 euro. I siti illegali e gli annunci che, tra le altre cose, non avevano protocolli per verificare l'età degli acquirenti sono stati rispettivamente oscurati e rimossi. Tra l'altro, proprio per rafforzare la lotta al contrabbando, alla contraffazione e alla vendita illegale, la Guardia di Finanza ha stipulato un protocollo d'intesa con la Federazione Italiana Tabaccai, assicurando un canale di comunicazione diretto. L'operazione si inserisce in un programma volto a creare un ambiente online più sicuro e responsabile. In questo contesto, gli intermediari online dovranno rispettare precisi obblighi di trasparenza e utilizzare un protocollo per aumentare gli standard di responsabilità e sorveglianza che prevedono la possibilità di segnalare eventuali difformità. La mancanza del rispetto del nuovo sistema potrà costare ai siti di e-commerce sanzioni fino al 6% del fatturato globale.